Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Cormons con i ragaz, Francesco, Matteo, Piero e Davide. Davide con mezzo over the top, nuova Kenevo SL 2022 che vedremo dopo. Giornata di novità. Piero, tutto calciuato. Dopo tutto cascimato, tutto cauciuato con le gomme nuove, Davide a che mezzo. Qua Specialized Epic si sprecano, andiamo a provare il percorso della Marathon qua sul Collio. Collio Berda Marathon 26 settembre. Di qua. Elettrico te per ultimo, dove sei? Dove sei? Aspetta! Aspetta! Se può scaldarsi così, eh! Questo cosa è Quarin? E subito così si parte con Quarin sull'asfalto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Quarin. Un buongiorno al 10%. Sì, e dopo aumenta. E dopo aumenta perché la parte dura più avanti. Allora, a tre quarti della salita al Quarin si gira a sinistra e si entra nello sterrato. Un po' di sali scendi, single track. Vai. Ok? Mi riprendo. Cos'è ancora diverso quelli di noi? Sali scendi, così. Un po' viscido. Oggi, quindi andiamo con calma perché non vorrei lanciarla così a fine stagione. Sinistra. Non sei andato nel posto giusto. Credo di sì. Uè. Dai, sinistra. Tiene ma non tiene, eh? Forse devo andare un po' giù con le pressioni. Come cavo, grande Franz. Sezione viscida. Roba che ne lancio. Ovviamente su questo fondo qua mi conviene tenere l'amo aperto e magari scegliere una linea pulita. Ah. Line choice is everything here. Ma se non scegli la linea giusta, qua sono veramente cazzi. Okay.
corso. Rampa. Vai, 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 vai. No. Mi sono buttato in tenna quell'attimo quando ti ho visto. Sinisma, tutto destra. Mamma mia, che va. No. Qua sarà tutto così. Sali e scendi. Questa dovrebbe essere la salita che porta al Monte Quarin. Di qua non ho mai pedalato in mountain bike. Tutto nuovo. Molto tricky perché è tutto in contropendenza. Oggi molto molto viscido, con un sacco di foglie e rametti e non vedi quello che c'è sotto. Not easy at all. Adesso voglio vedere dove andate di qua. Sono curioso. Ehi, ciao. Tagli lì a sinistra. Andare tutto a sinistra. Ma come tagli lì? Sì, è nel super. What the fuck? Di qua per dove si passa? La lancio sicuro. Questa contropendenza veramente maledetta. Qua taglio dentro e dopo qua giro. Abbiamo un Davide selvatico. Matteo, mi dispiace, non volevo che la giornata fosse così. Davide se tesse che la porta via fino a lì del misma il tronco. Sì. No. Easy at all. Occhio al ramo. Occhio al ramo, madonna, passo a pelo, eh. Per di qua prevedo una ovvia fila indiana a fare il passo del primo davanti. Preso anche il pedale, come se non bastasse. Vai Davide,
che ci siamo. Wow, figata. Bellissimo quest'ultimo pezzo. È vero. Super figo. Hai fatto la chicken in line? C'era la rampina? Non ho visto rampina. Un uomo distrutto. Bella idea del merda. Primo GPM Quarin. Approfitto per un'inquadratura sull'altro versante. Che roba! Spettacolo! Veramente, veramente bello. E si scende. Vai. The French cut per Francesco. Ok, questo è il versante che non faccio mai del Quarin. Dopo la discesa dal Quarin, verso la fine, sinistra, Alpe Adria Trail, mi aspetto che si ricominci a salire. Eccolo, Turbo Kenevo SL per Davide. Oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale, che è gratis e a me fa molto piacere, lasciatemi un commento se ci sarete alla gara, ma soprattutto lasciatemi un commento se volete che provi la nuova Kenevo SL 2022 di Davide. Vado. Qua direzione Plessiva, il fondo è già completamente diverso. Più bagnato, ma con meno riporto. Occhio. Stacchite un po', Matteo, stacchite un po'. Sì, sì, vedo, vedo. No. No, trazione. La più grande difficoltà che trovo è mettere
la bici e le ruote esattamente dove voglio, un po' per il viscido e un po' per i canali. Molto difficile. Radice, cacchiolina. Noi tutti col fiatone e lui. Basta, perfetto. Prima, bisogna recuperare. Quello che seguivamo ieri. Qua si scende. È tutto un sali scendi così. Bello! Troppettino! Cacanale! Ho sbagliato linea! Vai! Porca vacca! A posto? Sì, sì, sono volato sul salto. Ok, ufficiale, l'ho tirata sul collo, discesa, zona flessiva, non mi sono fatto niente fortunatamente, a parte un po' grattato qua, ma mi sono salvato. Tirata, l'abbiamo tirata, adesso vediamo di non fare il bis. Non mi sono fatto quasi niente. Si va. Cazzo, andavo benissimo, eh. Talmente tanto bene che l'ho lanciata. Cacchio.
Ma non dovesse essere impossibile, o no? No, non dovesse essere impossibile, ma... Sì, è tipo gradini, dai. È che te ga... Ma sì, sì. No, non è impossibile. Ci sei? Ecco, qua già diverso. Qua a destra. Vai Franz, fai strada. Era il cartel destra, Franco. Dritto per dritto. Il campo. Questi sono tutti sentieri zona bosco di Plessiva. Anche qua non ero mai stato in mountain bike. Questo secondo terzo del giro tutto in mezzo alle vigne, su e giù, su però su dove? Qua? No, là. Là? Tanto in salita devi gestire la forza. Immagino. Però equilibratina, perché comunque in realtà va a 90 Nm, è più pesante, sì. E più corta. Sembra di no, ma fai salite di dislivello su sti pezzi qua. Sono 500, sì. 11 km. Sono comunque tutti 10, 12, 14%. Ne adesso abbiamo fatto 12 km, 490 di dislivello. Sono due giri da 30 km. Non mi ricordo il dislivello di un giro totale. Può stare 1.800 qualcosa. E anche secondo me mi pareva 1.600, ma non sono sicuro. Vai. E questa roba qua che abbiamo appena fatto dovrebbe essere il pane di quella bici lì, no? Dove io devo cercare la linea, tu tiri dritto o no? Com'è? Sì, ma è più quello che abbiamo fatto qui, i gradoni. Vabbè, sì, qua, certo, sì, sì, boh, ancora no, di più. Qua è anche figo, cioè, sì,
ti piace, mi ha detto. Ci piace. Sì, allora. Ci piace. Così. Ciao, buongiorno. Vai Matteo. No! Dove che vado? Di abbrivio secondo me si va. Devo partire molto più forte. Il claim della gara è la sfida sui muri del Coglio. Questa è la sfida. I tratti all'interno del bosco e questo Coglio sempre spettacolare. Vai Matthew. Andiamo la 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 la, andiamo a Las Vegas. Che brutto! Tutto a destra? Non sei mia giornata oggi, eh? Volevo provare a fare sta linea tutta esterna, dove sta mettendo i piedi? Potessi essere un'idea. Dopo la dici. Questo strong. Attention please. Ah, spini proprio.
Aspetta, vai. Ce l'hai? Attenzione, 1,50 m, signore e signori. Interrompiamo il giro perché siamo tiratini con i tempi. Saltiamo l'ultima salita dura della Via Arte per chi è della zona, con la relativa ultima discesa che è altrettanto tecnica, mi dicono, perché non l'ho mai provata. Quindi rientriamo, ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi un commento se volete che provi la Super Kenevo SL di Davide. Bellissima, fra l'altro gialla. Metterò un like. Metti un like, esatto. Ci si vede il 26 a Cormons per la marathon che abbiamo provato oggi. E poi ci si vede a Parenzo il 9 ottobre, sabato, per la Gran Fondo Istria 300. Iscrivetevi, mettete un like. Ciao!